sarebbe qualcosa di più carino. Abbiamo Madonna, Dracula. Tutti negativi questi personaggi. Benvenuto è più carino, più positivo. L'hanno soprannominato il governo Frankenstein perché metterebbe insieme due idee di paese molto diverse, ma l'unione giallo-verde fa venire in mente anche altri personaggi. Proviamo a giocare con i parlamentari tra Frankenstein e Dracula, Robin Hood e il genio della lampada. Quale copertina sceglierebbero per il contratto di governo? Genio della lampada, perché genio della lampada. Sono i desideri irrealizzabili. Frankenstein? Sì, perché cosa è un fa? Aborto, un esperimento chimico che unisce cose diverse. No, Dracula sono stati i governi precedenti che ci hanno spellati, ci hanno dissanguati, altro che no, l'hanno fatto i precedenti, di conseguenza glielo dobbiamo ridare il sangue, noi siamo come l'Avis. Ma lui è! Dracula! Oh. Facciamo il genio della lampada, perché è un contratto geniale, dai, facciamo questo. Sì, non promettete cose irrealizzabili? No, dove trovate i soldi? Esattamente quei soldi che finora sono andati all'economia finanziaria, stavolta andranno all'economia reale. Saremo il governo che gli risolverà i desideri degli italiani. Esprimi un desiderio e io te lo realizzerò. Avrebbero bisogno di essere un paperone con il deposito, con tanti soldi. Governo abracadabra. Se lei trova la bacchetta, gliela consegniamo. Potrebbe anche uscire dalla lampada Frankenstein. Qual era quello che rubava ai poveri per dare ai ricchi? Non c'è tra questi. Come è noto, la flat tax è esattamente il contrario, quindi sbagliato. Quella che dà un po' più di speranza mi sembra sia Robin Hood. Governo di ladri, quindi. No, non è vero, al contrario. A noi preoccupa più di tutto questo, ecco. Questo è il contratto del no. No alle infrastrutture. Ci mette in copertina. Io ci metto, sai, Mr. Bonaventura, quello che prometteva e poi non c'erano le coperture, non c'era il milione. Quindi sceglie Dracula come copertina? Lo succhieranno a tutti, ai poveri e ai ricchi. Si assomiglia a Matteo Salvini, guarda. Mettiamo i barbari, no? I vichinghi, barbari. No? Ma non ci sono più. Perché dobbiamo essere sempre così pessimisti? Ha tre desideri che vorrebbe esprimere. Più lavoro, più sicurezza, maggiore dignità dell'Italia a livello internazionale. Noi speriamo che ce la caviamo.